Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in un nuovissimo video, un super mega svuota spesa, super... Insomma ragazzi, ci sono tutti i supermercati di questo mondo, è una spesa da single perché Mari mi ha abbandonato, mi ha lasciato, no sto scherzando, mi ha abbandonato perché sta facendo un corso di aggiornamento per il lavoro e quindi diciamo che non ci sarà per 10 giorni. E quindi ci siamo un po' organizzati sia con le bambine che con tutto e io diciamo rimarrò un po' solo e quindi automaticamente visto che arrivo tardi a casa abbiamo acquistato delle cose molto più semplici per me ma che comunque volendo rispettano un po' quella che è la mia dieta. Quindi iniziamo subito, ci sono tutti i supermercati, c'è Coop, c'è tipo Lidl, c'è MD, abbiamo raccolto tutto e ve lo faccio vedere in un unico video spesa, non vi so dire quanto abbiamo speso, ma comunque sia, comunque vi faccio vedere. Iniziamo subito dai surgelati perché poi comunque stacco il video e li metto in freezer perché altrimenti anche se inizia a fare freddo si sciolgono. Allora, cari miei, che cosa ho acquistato? Alla Coop, iniziamo subito, c'era il macinato di tacchino dell'Aia ultimamente in questo giorno, questo l'ho preso, vi dico ieri, l'ho pagato 1,84 euro e quindi ne ho presi praticamente 4 perché per me io sono uno che mangia tipo anche il macinato in padella così soprattutto la sera con un contorno, con un'insalata, torno dalla palestra, sono affamato, per me è molto semplice perché magari la mattina lo scongelo, la sera lo faccio in padella e con un po' di peperoncino e sta a posto così e mi piace mangiarlo così, io mi ci faccio delle polpette, ma a maggior parte io sono un po' un animale, mangio così insomma, quindi per me va benissimo così. Poi io ragazzi, allora, questo l'ho preso alla Coop, alcuni prodotti saranno MD, saranno Lidl, se me lo ricordo ve lo dico, altrimenti non ve lo dico. Questo è MD. Ho preso i merluzzi che sono, io li adoro questi qua perché quando li cucini non si sfaldano e quindi ne ho presi 2 pacchi perché comunque ho inserito anche se non mi piace molto il pesce nella mia alimentazione il pesce, quindi sono molto semplici questi, li metti in padella, 2 pomodorini, il contorno è fatto. Io ragazzi sono molto 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 semplici su questo fatto. Poi ho voluto provare, non lo so, questi hamburger no, sì, hamburger di pollo, sempre dell'MD, scusate, c'è la banana, le banane ho acquistato belle, quindi le mettiamo da parte. Questi hamburger di pollo non so effettivamente se siano buone, provo, per semplicità ho acquistato questi che dentro ce ne sono 4. Prezzo era conveniente, a livello di dichiarazioni nutrizionali andava bene, bisogna sapere vedere il sapore, non è che amo molto la carne così, però insomma voglio assaggiarla e vediamo insomma se è buono li riprendo, altrimenti no. Poi idem la stessa cosa, un po' di carne rossa, questo è bovino, però anche qui a livello nutrizionale stava bene, dobbiamo vedere insomma se sono buoni, quindi li ho provati, ho detto, vabbè, era nella spesa, ho detto vabbè. Amen. Poi altre cose molto molto diciamo di verdure ho preso questi che è appunto un questi penso di averli presi sempre dal DMT se non mi sbaglio e sono cavoletti è un misto di contorni cavoli misti ok e diciamo che questo lo faccio 2 volte. Però insomma messi in padella velocemente ragazzi perché comunque sì ho comprato verdura surgelata perché arrivando tardi a casa non posso mettermi anche a prendere a cucinare tipo la verdura fresca e andrebbe magari a male quindi ho preferito optato per questa surgelata molto più semplice anche perché io nella mia alimentazione mangio anche molta verdura come contorno perché comunque ti sazia ed è buona. Però insomma non potevo di questi ne ho presi 2 perché comunque me i cavoletti così mi piacciono sono andato a colpo sicuro perché è una cosa che prendiamo spesso poi vabbè ho preso dei funghi ottimi funghi per il contorno questo sempre MD dopodiché ho preso il minestrone allora ho preso questo minestrone perché magari sta facendo, lo so ragazzi, sono solo 10 giorni, lei sarà assente solo 10 giorni, tra l'altro il fine settimana torna, però sapete com'è, io sembro che quando sono solo sempre, non lo so,
paura di non avere mangiare, cibo, non lo so, sono strano. Quindi comunque se ho preso il minestrone, perché metti che fa freddo, metti che nevica, voglio un minestrone, e mi sono preso il minestrone. Tra l'altro io il minestrone, noi lo usiamo anche tipo in padella, così con le verdurine, un po' di pomodoro, esce tipo un contorno. Quindi comunque minestrone, poi se non lo mangio va bene lo stesso, comunque c'è. Dopodiché ho preso questi, che sono questi alla Lidl, che sono della Frescona, sono i capofiori bianchi, anche questi sono pacchi grandissimi, ragazzi, ci faccio anche 2 o 3 volte di questo, no? Perché sono 300 grammi, una porzione di 200 grammi di contorno ci sta. E ho preso questo qui, quindi. Dopodiché ho preso, questa è una piccola chicca, la patata, la reazione, questo l'ho preso dalla Lidl, penso che erano rimasti, non lo so, perché non penso che ci siano adesso la settimana texana, messicana, non so che cosa sia, e quindi ho preso queste che sono delle patate super speziali, che sono la reazione del furfante, mi sembra, se non sbaglio, sì, queste sono però le patate con la paprika, che sono buone, magari qualche contorno vicino all'hamburger, ci sta sempre, insomma. Idem sempre, ho preso queste che sono tipo le patate a delle MD, che sono veramente buone, che sono come quelle della Pizzoli, e devo dire che alla fine per il prezzo ci sta, non è che me li mangio tutti, però amen. E poi sempre di surgelati ho preso sia zucchine e sia melanzane già grigliate, queste si mettono in padella, si mettono in forno, e amen, e abbiamo terminato, insomma, la nostra cucina. Quindi molto semplice, ragazzi. Poi vabbè, avevo altra carne in freezer, quindi molto semplice, tac, scongelo. Userò molto quella che è la friggitrice ad aria, che fa un po' tutto, perché comunque fa una buona cottura, tra i programmi ve la consiglio. E quindi questi sono i contorni. Ripeto, non ho acquistato verdura fresca proprio perché non avrei il tempo materiale di cucinare la verdura, di pulirla, di lavarla, e questo è già fatto, butto in padella e chi si è visto, si è visto. Ora sapete cosa faccio? Riposiziono tutta questa cosa, tutta questa questo ben di Dio nel congelatore, e ci vediamo tra 1, 2, 3. E voilà! Ho praticamente preso, posato tutti i surgelati, perché altrimenti si scioglievano, e adesso vi faccio vedere altre cosine. Allora, altre cosine che ho acquistato alla Lidl, sono questi, che sono, vi ricordate che io prendo sempre lo yogurt, quello in barattolone, però la Lipercop è aumentato. E sinceramente, poi magari, visto che non è ancora periodo che mangio sempre lo yogurt, perché non lo so, io vado un po' controcorrente, no? Magari le cose fredde uno le mangia estate, io le mangio d'inverno. E quindi comunque sia non mi andava di prendere di questo prodotto, che tra l'altro è anche aumentato, e poi magari non lo consumo tutto, perché una volta aperto, anche se c'è il tappo, non lo consumo tutto, va male. E quindi ho preso i piccoli barattoli, non cambia nulla, li ho pagati 22 centesimi alla Lidl, e quindi ne ho presi 3, proprio per iniziare. Dopodiché ho preso insalata, questo è Lidl, e questo è Esselunga, questa è Lidl, tra l'altro è anche un'offerta che, diciamo, scade tipo domani, e quindi automaticamente questa qua me la mangio tipo stasera, e questa qui invece è fresca, quindi si mantiene. Dopodiché ho preso del pecorino rosa, ma questo l'ho preso semplicemente per una cosa: non sono uno che mangia molto formaggio io, ma essendo che la carta è rosa, e essendo che comunque sia, ho anche le bambine a casa ogni tanto, perché non è che le possiamo abbandonare, soprattutto il sabato e la domenica, le bambine stanno con me anche il venerdì, e quindi automaticamente cosa succede? Che per farglielo mangiare nella pasta di qua di là, prendo questo rosa. Così sono contente, ok? Insomma, ragazzi, sono psicologie da genitore. Dopodiché, alla Lidl ho voluto provare questa cosa, che un mio amico mi ha detto: perché non provi queste cose? E sono tipo cotto di tacchino con olive. Io non so, non l'ho mai assaggiati, sinceramente, o non mi ricordo di averli assaggiati. E a livello di valori nutrizionali sono molto proteici, la confezione ha 130 calorie, quindi neanche tanto, pochi carboidrati, insomma, è come se fosse tipo i miei classici affettati. 1, 2, 3, 4, 5 ne ho presi.
non so, sono andato a fiducia, spero che siano buoni, devo dirvi la verità, perché ne ho presi 5, anche perché il prezzo è buono, in quanto, insomma, a differenza se non trovi le offerte degli affettati di tacchino, la bresaola, di tacchino, così, questo mi sembra tipo un'ottima offerta. Quindi poi vi faccio sapere, fatemi sapere voi se le avete mai assaggiate queste cose, perché questi qua, diciamo, non li ho mai assaggiati, quindi così. Poi vabbè, pangoccioli, ma non sono per me, sono per le bambine. Poi Maria ha voluto prendere panini, panini, panini. Non so perché Maria ha voluto prendere tutte queste cose. Comunque, panini. Forse vuole aprirsi tipo un McCiccio. Però vabbè, ragazzi, era in offerta, li teniamo dentro perché tipo la serata hamburger si può fare. Oppure magari a me mi gira, mi faccio la serata hamburger. Dopodiché, naturalmente, il mio pane di Segale non manca mai. Perché, ragazzi, sapete, questo qui, la fine del mondo, avocado, rosmarinate, tostato, pomodorini, una fetta di prosciutto crudo, una fetta di tacchino, una fetta di salmone e avete fatto uno spuntino, una merenda, un pranzo, quello che volete. Buonissime pasta integrale, visto che adesso si inizia diciamo, la palestra seriamente, io la sera torno molto affamato. E quindi insieme a quello che diciamo un secondo, un contorno, mi faccio sempre un 100, un 90, un 80 grammi di pasta. Io preferisco la pasta integrale, quindi ho trovato le offerte, abbiamo acquistato le casarecce della Barilla, la Barilla non la batte nessuno, vi dico la verità, le penne rigate della Barilla, sempre, e naturalmente la farfalla della Barilla. Dopodiché, dopo questo, non so dove mettere, fate il vostro gioco, non lo so, le gallette, perché le mie gallette di mais non possono assolutamente mancare, sapete, tonno, gallette, queste sono cose principali, assolutamente. Poi ho preso del pane, questo pane è per oggi, ho preso del pane, ho preso poi del pan carré. Questo pan carré perché mi servirà, perché ora vi spiego, dell'affettato, è prosciutto cotto fresco, e poi ho come dire, del lievito istantaneo della Fane degli Angeli. Questo perché diciamo che voglio fare una sorpresa culinaria a Mari, e quindi gli farò tipo, perché abbiamo preso delle patate per fare le crocchette, e quindi gli farò tipo le crocchette di patate, però come si fanno da me, con mozzarella, non so, questa l'ho fatta vedere, la mozzarella già tagliata julienne, il prosciutto, il prezzemolo, il pepe, insomma, da me si fanno un po' così, a chi ci mette il salame, insomma, delle belle crocchette. E poi con il pan carré farò tipo il pan carré con il prosciutto, la mozzarella, impanato nell'uovo, nel pan grattato. E poi, ragazzi, attenzione, ma si può fare una volta ogni tanto, fritte. E quindi, insomma, questa è la super mega spesa da single, ma non solo. Non vi faccio la ricetta delle crocchette perché, ragazzi, devo andarvela ancora a vedere che non me la ricordo. Non voglio avere la presunzione di fare tipo, che ne so, una ricetta che non saprei assolutamente fare. E niente, ragazzi, il mio video spesa termina qui. Spero che sia stato un po', come dire, spunto. Potete prendere un po' spunto di qualcosina, sicuramente i prezzi, come dico, sono veramente tanto aumentati, e io sono sbalordito proprio perché si partiva dal mais, ma qua sembra che veramente ormai non si capisce più niente. Poi, tra l'altro, come dicono tutti, aumentano i prezzi, gli stipendi sono sempre lì. Però vabbè, ragazzi, che bisogna fare? Questa è la vita. Spero che io vi abbia tenuto compagnia con questo video spesa. Sono tornato, mi sono preso un po' di giorni, come dire, A, perché avevo tanto lavoro da fare, B, perché volevo stare con la mia famiglia, C, perché volevo staccarmi dai social per capire alcune situazioni che facevano parte del mio canale. E naturalmente l'ho capito, sono sempre più convinto che ho fatto una scelta giusta. E quindi, ragazzi miei, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. E come dico sempre, stay tuned. Ah, seguitemi sulla mia pagina Instagram e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao!